era inespugnabile, perché aveva due lati sul mare e uno sul terreno, dove aveva tre cinta di mura e nessuno riusciva a espugnarla. Ma un bel giorno, nel 1453, un ragazzetto di 15 anni, perché l'imperatore ottomano aveva poco più di 15 anni, aveva appena ammazzato il fratello per diventare imperatore, ma questa è un'altra storia. Lo sai come fece a convincere i suoi sudditi ad attaccare, a sconfiggere Costantinopoli? Sai come? Adesso te lo racconto. Un attimo. Il giorno in cui decise di marciare su Costantinopoli, Maometto II riunì tutti i visiri e i pascià dell'impero e messa una mela rossa al centro di uno smisurato tappeto, chiese: chi di voi è in grado di raccogliere la mela senza calpestare il tappeto? Essendo ciò impossibile e timorosi dell'umore volubile del sultano, nessuno osò rispondere. Allora Maometto prese il tappeto da un lato e lo riavvolse fino a raggiungere il centro e facilmente riuscì a ghermire la mela. Con sguardo fiero negli occhi dei suoi ministri, disse: c'è sempre un modo per raggiungere ciò che è ritenuto irraggiungibile, e ordinò ai suoi eserciti di mettere sotto assedio Costantinopoli.